Poco si conosce della vita di François Villon, uno dei più grandi poeti francesi mai esistiti. Venuto al mondo nel 1431, l'anno in cui Giovanna d'Arco moriva sul rogo, il suo nome compare spesso sui registri giudiziari tra il 1455 e il 1463. Nato François de Montcorbier, probabilmente orfano di padre, viene cresciuto da Guillaume de Villon, di cui prende il nome. Guillaume è un rispettabile ecclesiastico di Parigi che concede al ragazzo di vivere in un chiostro non lontano dalla Sorbonne. Se proprio gli si vuole attribuire una colpa, è stata quella di voler coprire François, trattando con eccessiva indulgenza le sue bravate. Le università francesi dell'epoca, terminate la guerra dei cent'anni, non brillano per disciplina e rigore. Accanto a studenti impegnati sono in molti a iscriversi solo per far passare il tempo e approfittare di un innegabile vantaggio. In caso di guai con la giustizia è prassi che gli universitari siano portati innanzi a un tribunale ecclesiastico, ben più clemente di quello ordinario. Più che in confraternite, gli studenti sono poi organizzati in bande dedite a schiamazzi, risse e accoltellamenti. I due gruppi più scatenati sono quelli dei Martinez e degli Artien, cui apparteneva il giovane François. Grazie alla denuncia di un tal Pierre Marchand, l'arcivescovo di Parigi, viene a sapere che la notte di Natale del 1456 François Villon, insieme a quattro complici, si è introdotto nella cappella del Collegio di Navarra, sottraendo 500 scudi d'oro che vi erano conservati. Bottino che sarebbe stato ancora maggiore se fossero riusciti ad aprire anche un armadio accanto al forziere. Difficile dire se questo sia stato il primo colpo messo a segno da Villon, uno dei partecipanti al furto, infatti catturato e torturato, confessa che già la banda aveva messo a segno altre rapine e che ne era già stata progettata un'altra ai danni della canonica di Angers. Trasformato da studente in scassinatore, dal 1457 François Villon diventa un ricercato cui la polizia francese dà la caccia e lui per 5 anni scompare nel nulla. C'è chi lo avvista ospite di un castello, chi lo ricorda detenuto in qualche fortezza. Non c'è dubbio sia stato incarcerato a Orléans nell'estate del 1460. E che si sia salvato per miracolo da un'esecuzione grazie all'ingresso in città di Carlo d'Orléans, in occasione della presentazione al popolo della figlia Maria. Il nobile è un poeta dilettante e riconosce a Villon un grande talento, sottraendolo così al suo destino. E François ricambia con un'ode dedicata a Maria. Per un anno ancora vagabonda per le strade della Francia centrale, accompagnandosi a mercanti e ladri, a pellegrini e lestofanti. Poi lo troviamo a Blois, ad approfittare ancora una volta delle grazie del principe d'Orléans. Pubblicata nel 1489, la Ballata degli Impiccati è la poesia più celebre di François Villon, ormai prossima ai 60 anni. Della sua fine nulla si sa con certezza. Non è stato ritrovato alcun documento che testimoni se sia finito povero e solo, oppure colpito a morte in un vicolo buio di qualche città sconosciuta.